All'Orto Botanico di Palermo è stata una notte ricca di attività dedicate a scienza, astronomia e innovazione. La Notte dei Ricercatori è ormai una festa europea che da 12 anni avvicina al grande pubblico il mondo della ricerca. Una festa in cui intrattenimento, tecnologia e partecipazione hanno dato vita quest'anno a diverse attività dell'Osservatorio Astronomico di Palermo, legate al progetto SHARPER, in collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo. L'Osservatorio Astronomico di Palermo alla Notte dei Ricercatori. Sì, la Notte dei Ricercatori per noi è un appuntamento imperdibile. Noi organizziamo tantissime attività di didattica e divulgazione e ci sono laboratori sia per i bambini della più tenera età, dai 5 ai 12 anni, i famosi Astro Kids, sia i nostri ricercatori in sala Lanza che faranno dei talk dal luce agli esopianeti. Allora, SHARPER è comunque un evento che unisce molto il grande pubblico alla scienza. Dovrebbe, nel senso che da questo punto di vista, da parte nostra c'è un tentativo di divulgare, di trasmettere quello su cui noi spendiamo le nostre giornate giornalmente in modo tale che sia accessibile alla comprensione delle persone. Quali sono le novità sul filone della ricerca sulle stelle? Allora, per quello che andrò a parlare io di formazione stellare, negli ultimi, diciamo, 2 anni sicuramente la cosa più scoppiettante in assoluto è stata ALMA. ALMA ha prodotto delle immagini di dischi protoplanetari, di stelle giovani che veramente fino a questo momento non si pensava fosse possibile. E nel futuro prossimo penso che lo strumento più incredibile, insomma, che riuscirà a dare veramente un breakthrough alla nostra scienza sarà JWST. Con JWST riusciremo a studiare regioni di formazione stellare, singole stelle giovani, con un dettaglio mai raggiunto finora e in alcune bande dove finora appunto non ci si è potuto spingere troppo. Nel campo degli esopianeti le ultime novità sicuramente arrivano da Hubble e dal prossimo strumento che verrà lanciato, che sono sicuramente dei osservatori importanti. Che hanno permesso di caratterizzare questi esopianeti, soprattutto la presenza di acqua in molti dei pianeti finora scoperti, che sono per lo più giganti gassosi. C'è stato anche spazio per le osservazioni al telescopio del cielo con la collaborazione di Science and Joy e per il concerto inedito degli X-Ray, un gruppo di astrofisici uniti dalla passione della musica. Come coniuga la vita d'astronomo con la musica? Beh, alla fine non so perché, ma c'è una forte diffusione di musicisti tra gli astronomi e tra gli astrofisici, notiamo anche fra colleghi. Ci sarà qualche legame misterioso che non conosciamo, però certamente la musica ci permette di rilassarci, di stare insieme anche al di fuori dell'ambiente lavorativo ed è sempre un passatempo molto piacevole.